siti. Vi mostro una tecnica di strangolamento portata sul Jeff Ross, esattamente questo lavoro qui. Adesso vado a farvi il vostro breakdown in modo che possiate capirla e vederla con calma. Allora, semplicemente su Jeb andrò a fare la parata interna, userò lo stesso braccio per parare anche il secondo colpo. Entrerò a proteggere la linea centrale semplicemente in questa maniera, in modo da spostarmi un pelo della linea centrale e andrò a recuperare il suo braccio, lasciandolo passare, colpirò con il mio braccio sul suo. A questo punto, con un colpo secco dritto verso il basso, con la stessa mano abbatterò la barriera per entrare e colpire io di gomito destro. Facendo in questo modo, se anche il mio avversario cerca di chiudere la posizione, io comunque ho la linea centrale coperta e protetta attraverso il mio gomito. In questa maniera avrò la possibilità con il braccio destro di spingere la testa del mio avversario a 45 gradi in avanti. In questa maniera la sua postura perderà di efficacia e lui perderà l'equilibrio. Comincerò a fare la manovra per tutta la palla, quindi per far girare la testa, invece di far tutta la palla completamente, semplicemente andrò ad ancorare la testa del mio avversario, quello del mio avversario qui, per uno strangolamento. Ve lo mostro a velocità più consistente.